Buonasera. Sì, no, ho capito la domanda. Sì, io in quanto professor CoccoDocs c'ho proprio da dire una roba sui gatti, in particolare su un gatto che si chiama Birillo, gatto di mia figlia, affezionatissimo. Birillo passa il pomeriggio, passa la giornata appallottolato lì sul divano, dove ha fatto già a brandelle la federa. Sai già che la notte romperà i coglioni, si sta riposando per quello. Ma tu comunque non gli puoi non voler bene perché comunque è il gatto della tua bambina, così. Allora non puoi neanche quando per dire che esci, che vanno, invece dicono andiamo insieme che ecco fuori la sera, te lo porti dietro, no? Birillo, e poi ci giochiamo a bowling. No, comunque no, io ci tengo tantissimo che socializzi, importantissimo per la crescita della sua struttura psicologica, no? Così. Infatti il pomeriggio che lo vedo lì da solo, cosa fai? No, portalo sul divano, lo prendo, lo scaravento dentro il giardino, così fa merenda col vicino. Aldo il Doberman. No, così. No, però, guarda che importante anche lo sport, eh? Fì, lo sport. Ma fin da sempre l'uomo c'è questo connubio qua con l'animale, no? Per dire una volta l'uomo che andava a cavallo, no? C'è questo connubio col cavallo, anzi, l'uomo sfruttava la potenza del cavallo, la schiena del cavallo, così. Poi per dire, non so, il contadino cosa faceva? Sfruttava la potenza, la resistenza del bue per arare i campi, no? Oppure il cacciatore che sfruttava l'olfatto del cane per trovare la selvaggina, così. Io invece più semplicemente prendo la coda di Birillo per scaraventarlo dalla cucina in giardino. È bello. Ma comunque anche lo sport che faccio io di persona personalmente, potrei mai lasciarlo a casa. No, 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 no. Per dire, se vado a fare windsurf, me lo porto al lago, no? È bellissimo, no? Con la tavola che plana su questa distesa di acqua, no? Capito? Il vento nei capelli, il sole negli occhi e dietro il gatto Birillo legato. Per la coda, la poppa, che miau! Bellissimo. Poi ci sono altri sport invece che sono un pochino più passivo, no? Cioè, nel senso che per dire, non sono mica buono di sparare, però mi piace andare a preparare il piattello, no? Mi mandano come assistente che prepara il piattello, no? E l'altro giorno è successo un piccolo problemino, no? Perché è sempre bello, tu prepari il piattello, piattello numero uno, pull! E c'è proprio il fuciliere, no? Che spara così. Piattello numero 2, pull! Il fuciliere che spara così. Piattello numero 3, miau! Ho sbagliato un attimo. Te non sbagli mai. Comunque, mia figlia non l'ha presa benissimo. Per farmi perdonare, ho dovuto invitare a Gardaland tutta la famiglia. Oh, capitale! Mica vuoi lasciare a casa Birillo, no? Abbiamo portato a casa che Birillo a Gardaland, no? Che lì gli piace. Non so. Comunque, ogni modo, abbiamo fatto questa montagna russa che si chiama Blue Tornado, velocissima. Un secondo prima guardi per terra, un secondo dopo guardi le stelle, su, giù, su, è tutto un giramento così. A un certo momento la mia piccolina, la padrona del gatto tra l'altro, mi fa: papà, guarda che bella, ho visto l'orsa minore. Ascolta, non è che mi intendo molto di animali, però così a guard bene, di preciso, più che un'orsa mi sembra proprio un gatto, ma chi doveva legare Birillo? È tremenda questa cosa qua, è tremenda. Poi mi dico che sono cattivo, non è che sono cattivo, discendo da molto più cattivi. Cioè, per dire, mio prozio Alberto, no? Lui passava i pomeriggi a gonfiare i gatti con la pompa della bicicletta, no? Ma zio, poverino, anima, un'anima non c'è più così, ma che lavori, no? Oggi c'era il compressore, a quest'ora aveva già aperto un negozio di palloncini a forma di gatto. Comunque, i gatti sono sicuramente una roba che colpisce la mia attenzione, no? Io ho deciso che farò un libro, ascolta me, una biografia sulla storia della vita, dei miracoli di Birillo. Soprattutto c'è un'analisi comparativa rispetto a quello che fa un cane in casa, no? Il cane in casa cosa fa? Tiene lontano i ladri, no? Baia, tiene lontano i ladri. Poi magari aiuta la polizia per trovare gli spacciatori di droga, ti porta al giornale, ultimamente scoprono anche i malati che hanno il Covid. Quindi volevo fare un confronto con la vita di Birillo. Infatti mi è venuta poi l'idea del titolo del film, Il Parassita. Ogni modo, nonostante ciò, quello che è strano, che poi dopo quello che viene abbandonato da quei bastardi che vanno in vacanza, è il cane, non il gatto, è il cane.
Allora il giudice, siccome ha visto un po' di cattiveria, così da parte mia, discutibile, ha detto vai al canile a dare una mano. Sono andato al canile a dare una mano, non potevo lasciare un birillo da solo in casa perché poverino deve socializzare così. E ho avuto veramente un colpo di magone, un colpo di magone perché ho visto che avevano abbandonato Aldo il Doberman. Tra l'altro era l'ora della merenda, gli ho lasciato il birillo, glielo ho già. Ah, spiritosissimo, spiritosissimo, spiritosissimo. Comunque quando lo vedi così, no? Tutto appallottolato, tenero, questo batuffolo di pelo, dolce così, proprio ti verrebbe proprio voglia di mangiartelo così. Che è stata poi anche la stessa idea di Aldo. Però una raccomandazione. È vero, il gatto è tenero, dolce, però nella pentola a pressione mai sopra i 40 minuti.